Salve a tutti ragazzi e bentornati nuovamente qui sul mio canale. Come potete vedere siamo tornati con Enlisted. Prima di vedere questo video ragazzi però recuperate quello prima, sempre ovviamente di Enlisted, perché questa qui è la seconda parte dello scorso video. Chi avrà visto appunto già la prima parte, alla fine del video ho detto esplicitamente che ho dovuto dividere il video in due parti perché sarebbe uscita una registrazione troppo lunga, quindi questa qui è la seconda parte. Per chi ha già visto lo scorso video si ricorderà che siamo passati con la seconda campagna di questo Enlisted, che il gioco denomina appunto Invasione della Normandia. Speravo appunto di iniziare la prima parte di questo video effettivamente con lo sbarco proprio lì sulla spiaggia, con nemici che ti sparano frontalmente, tu non hai nessun tipo di riparo. Peccato che non è uscita quella mappa, come avevo già detto arriverà ovviamente un video dedicato anche a quella parte lì con tutto lo sbarco, perché secondo me è la parte più divertente. Ovviamente come vi ho detto nello scorso video non posso trovare la mappa per poi quittare, nel senso ci vogliono un po' di tentativi, e ovviamente questo gioco qui quando quitti ti dà diserzione e ti abbassa il livello della campagna, quindi non l'ho voluto fare. Vi ricordo che ovviamente avendo cambiato tra virgolette epoca ci troviamo in una nuova campagna, abbiamo provato nuove armi come l'M3 Grisgun, il Ross MK3, lo Springfield M1903 se non sbaglio, e in questo video ancora più nello specifico ovviamente andremo ad usare ancora queste armi perché il plotone è lo stesso, ma abbiamo provato anche un nuovo veicolo ovvero l'M5A1, non so se è il nome specifico di questo veicolo, credo di sì, non lo so, non me ne intendo, fatemelo sapere voi nei commenti. Ed è uscita una parte molto carina secondo me col carro, mi sono fatto shotare malamente all'inizio ma poi abbiamo recuperato un po' con una bellissima resistenza e abbiamo vinto anche la partita. Quindi chiuso questo preambolo di notizie, questa qui è semplicemente la seconda parte dello scorso video che ripeto vi consiglio di recuperare perché è una campagna molto bella. Prossimo video cercherò di trovare la mappa dedicata effettivamente allo sbarco. Quindi a parte questo io vi lascio il video, fatemi sapere cosa ne pensate, buona visione. Ok, nuova mappa, Airfield modalità Invasion, quindi è praticamente la sfondamento su un solo obiettivo. Vi ricordo che c'è la modalità sfondamento su questo gioco, ma Invasion è la versione con un solo obiettivo invece che i due. E niente, avevo detto che non avrei provato il carro, però non so, me l'ha selezionato lui? No veramente, non l'ho fatto apposta. Vediamo un po' com'è sto carro qua. Ah, ho capito, ho capito. È completamente diverso dall'altro che sono abituato ad utilizzare, Più che altro zooma molto meno, cioè, te lo dico, zooma molto meno. Aspetta, 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 fermo. Minchia, come ballonzola il cannone. Quindi si è molto più penalizzato con la precisione rispetto ai carri dell'altra campagna. Brutta storia. Quanta gente ce l'ha dentro. Sì, è molto diverso dai carri che sono abituato ad utilizzare nell'altra campagna, perché questo qui ha proprio il cannone principale, capito? Gli altri non hanno questo tipo di armamento. Là sopra ne vedo un altro. È molto più lento anche il cannone a muoversi, E ballonzola di più, quindi ci vuole di più per assestare la mira. Ok, quello è stato un lanciafiamme che non ho mai capito come si prende. Cioè, volevo provarlo, ma lungi da me a capire come si fa. Ok, sì, bisogna fare molta pratica con la mira. Aspetta, lì ne vedo un altro. Ok, mi è scappato. Guarda, guarda questo, guarda questo. Guarda, madonna, manco se ne è accorto. Cosa? Come ha fatto a sopravvivere a un colpo di cannone? Dio caro, nella schiena gliel'ho sparato. Come cazzo fa? È impossibile. Raga, muoio sicuramente. Non dovevo avanzare qua, però vabbè, non mi va di stare fermo. No, allora, la gittata dell'esplosione del cannone è completamente falsata, Gliel'ho sparato sotto i piedi. Non è che dici non l'hai ucciso, non l'ho proprio colpito. Ma perché questo è qua fermo? Vabbè, muori così, ragazzi, non è che mi faccio problemi. Mamma mia, che brutta fine. Mi sono accorto che questo gioco ha anche lo smembramento dei cadaveri, Posso assicurare che è una cosa molto brutta perché è fatta bene. Cioè, vedi proprio le cose che si staccano, cioè, capito? Ok, perché qua YouTube, la monetizzazione. Mica, non ti incagliare nei bunker, anzi nelle trincee come fai sempre. Volevo dire di solito, ma non sarebbe stato corretto. Corretto e basta. Qualche kill di qua. Guarda quelli, guarda quelli. Ah, abbiamo due tipi di... No, in realtà è lo stesso tipo, ma sono due torrette diverse, ok. Oh, non gli arrivano i colpi a quello, raga, guarda. Strano. No, il colpo del cannone è da rivedere, ragazzi, Siamo d'accordo?
ha tirato l'attacco di artiglieria, infatti. Ma questo è nemico, eh? Sono morto. Ovviamente lui mi ha demolito con un colpo. Io gli ne ho sparati due. Niente, siamo morti, raga. Cazzo, hanno schierato un altro carro, raga. Qua si sta mettendo veramente male, eh. Cerchiamo di aggirare un po' qui la zona, perché se attacchiamo frontalmente veniamo spolpati nel giro di un secondo. Ok, quello l'hanno fatto saltare. Bravi ragazzi. Vediamo se riusciamo a tirare delle... Mamma mia, quanto è sensibile il mirino. Levati dai coglioni, alleato, che hai preso. Come no? Questo l'ho mancato veramente. Andiamo avanti. Quanta gente c'è qui? Sarebbe bello girare questo MG42 verso il loro lato, ma purtroppo non si può. È una loro difesa. Aspetta, aspetta, aspetta. Preso nella schiena, ma non è morto. Ora è morto. Mazza, che belli ambienti che ha sto gioco, eh. Cazzo, occhio, occhio, non ho visto. Come no? Preso. Occhio lì dietro. No, vabbè, raga. Quanti sono qua? Aspetta, aspetta, aspetta. Con calma, con calma. No, si è abbassata all'ultimo. Preso. Cosa? È il mio colpo domandato, basta. Vedete quando vi dico i colpi non entrano? Cioè, ho sparato prima io e lui mi ha ucciso. Cioè, boh, stranissimo. Vai giù. Vai giù. Quanta gente ce l'ha? Preso, preso, preso. Come no? Preso. Carica, muoviti. Bello sto rosso comunque. Mi sta veramente conquistando. L'ho mancato. No, l'ultimo colpo se l'è mangiato assolutamente. Preso. Aspetta, aspetta che è andato a terra. L'hanno abbattuto. Avanziamo. No, si è buggato. Mamma mia, l'ho preso. Stesso gioco ha seri problemi nelle animazioni. Vedi, cioè proprio buggato si gira. No, il sacco di sabbia che compenetra. Tacci sua. Boh, esci da qua. Aspetta. Qualche kill con sto baracchino. Qualcuno l'ho fatto sicuramente. Andiamo avanti. Vai, era pure sdraiato che mi aspettava. Che cazzo mi ha colpito? Non mi hai dato sapere. Ok, qualcuno con la granata l'ho preso. No, vabbè, sono troppi, raga. Spolpati un po'. Allora, un altro consiglio: non caricate mai quando avete due colpi nel caricatore. Sprecateli. Se no, vi crea un casino con appunto i caricatori. No, Grisgan, io e te mi sa che andremo molto d'accordo, ma tanto tanto. Avanziamo di qua piuttosto. Ecco, guarda. No, mi ha preso. Mamma mia, che shot. Sono tutti là dentro. Preso un altro. No, l'ho mancato. Che miss. No, cosa? L'ho colpito lì, L'ho colpito, ma il colpo non ha fatto danno. Preso. Vabbè, finché vi mettete tutti là, ragazzi. Free kill a go-go, Non è che mi lamento. Aspetta, aspetta. Preso. Mamma mia. Carica sto Springfield, per cortesia. Preso. Aspetta, lì ce n'è un in fin di vita. Preso. Preso. Mamma mia, l'ho preso sul ginocchio. No, dai, vedi, manco delle cose assurde a volte, Si vede che sono proprio scarso. Ma vogliamo fare una pazzia? Oddio, il veicolo si muove da solo, stile GTA. No, vedete, le texture del veicolo non è un problema di caricamento. Come se proprio non ci fossero. Che figura di merda. Non mi colpite mentre guido. Cosa? Scusa, ma perché il veicolo... Ah, ma ha colpito il carro, ecco perché. Preso. Ho proprio qua il carro. Cazzo, no, non mi ha visto, mi ha visto, mi ha visto. Voglio vivere, sono giovane. Giù, giù, giù. Io non credevo manco di arrivare vivo qua, onestamente, col veicolo. No, no, dai, no, no, quel colpo era entrato, però, scusa. Ok, dice che abbiamo preso il settore, quindi possiamo avanzare. Bene, che... Stanno facendo sta bella difesa loro, con tutto che hanno i veicoli. No, non è vero, dai, l'ho colpito quello. Anche quello, scusami.
Ora non l'ho colpito, infatti non l'ho colpito. Sto avanzando in una maniera troppo folle. Non è vero. Non è, quello mancato sì. Qua l'ho preso. No, non volevo entrare nel veicolo, che cazzo fai? Questo è un carro nemico, avanza, 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 avanza. Entro, muoio subito. Fucile nel muso. Fucile nel... Oh! Cosa? Non l'ha shottato? Perché? Allora, avevo letto un commento per quanto riguarda il cambio di cartuccia. Non lo puoi fare, cioè devi finire i colpi, come giustamente mi ha commentato un altro iscritto. No, anche se premo triangolo non funziona. Devi finire la prima tipologia di colpi per poter cambiare. Purtroppo, sì, è una stronzata, lo so, ma è così. Molto più veloce sto carro, ovviamente, rispetto all'altra campagna. Adesso mi faccio una bella e sonora camperata. Come no? Non è vero. Sì, sì, col fatto del cannone principale secondo me è più difficile. Occhio, occhio che uno mi sta aggirando, Cazzo, questo è un bot allora, per come ha girato subito. Più di così non abbassa il cannone. Manna... No, vabbè, non ci credo. Niente, ma aspettiamo che si rianima. No, ora ci arrivo, ok. Ma come non ho preso nessuno, raga? Fa cagare. Il danno ad aria fa cagare. Ma cos'è sta cavolata? Se lo becchi in pieno, solo così fa danno. Vai giù, per cortesia. Guarda, guarda. No, non c'è il danno ad aria. Ok, ho capito. Non c'è, raga, giuro. Avete visto? No, non esiste il danno ad aria. Devi proprio colpirli in pieno. Ragazzi, io vi sto ripulendo la zona. Però se non entrate dentro l'obiettivo, qua non risolviamo un cazzo, Mamma mia, che bel tracking però, Col cannone non riesco a colpire nessuno, incredibile. 0-0, non riesco a colpire nessuno. Mo entro col carro sull'obiettivo, vediamo un po'. Ok, sono sull'obiettivo così. Almeno non mi possono dire nulla, camper, non camper. Sono sull'obiettivo. Uno da lì mi ha tirato l'esplosivo, sbaglio, sì, Non è vero, raga, là l'avevo colpito palese, Bastardo. No, raga, mi sa che sono morto, No, dovrei averlo schivato. Ma non fa danno, raga, il cannone principale è una puttanata, peggio di Battlefield 5. Mi ha demolito il cannone, perché fa fatica a ritornare in alto. L'obiettivo quantomeno l'abbiamo preso. Sì, possiamo avanzare. No, no, non c'è il danno ad aria, raga. Non c'è, lo devi colpire in pieno. Cioè, boh, non capisco sta cosa. Vedi, là, minchia, doveva essere morto 10 volte. Cioè, proprio ti esce, sei morto 10 volte in una volta. Ma niente da fare. Minchia, il primo che dice che non vado sugli obiettivi, cazzo. Questo l'ha preso col danno a impatto. Ma una volta su 1000 succede. Sono sull'obiettivo, proprio perfettamente al centro sono. Più di così. No, mi sta tirando l'esplosivo. No, l'ha tirato, bot, respingilo. Track, grazie, grazie, ho capito. Vittoria, bella, bella, abbiamo vinto. Ho fatto una resistenza a questo carro che guarda, mamma mia. Peggio di quando devi sfrattare. No, sì, queste cose non si possono rilasciare. Cancellate. 103 kill e 6 morti, è andata molto, molto bene. Abbiamo sbloccato l'Enfield, no? 4 MK1, quello che c'è su Battlefield 5, va bene. E ragazzi, allora, per questo primo video nella campagna Invasion of Normandy è tutto. Direi che con questo video possiamo fermarci qui. Siamo arrivati al livello 3. Pensavo ci fosse una sola mappa su questa campagna, invece non è così. Speravo di portarvi già un gameplay proprio con lo sbarco, che proprio vai lì di prepotenza e inizia a subire tante di quelle kill che ti passa la voglia di giocare, di registrare e di vivere.
sarà per la prossima volta. Comunque ragazzi, a parte questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Io vado a mettermi un po' di perk sui soldati, che abbiamo fatto un po' di livelli. Con il prossimo video al 100% saremo effettivamente proprio sulla spiaggia, proprio dove sbarcheremo. Non come... vabbè, lasciamo perdere. Dovrò giocare, giocare, giocare finché non esce la mappa, appunto, quella di cui stiamo parlando, e poi avvio la registrazione, perché non puoi cercare la partita e poi uscire, perché ti abbassa il livello, sì, di poco, però te la conta come diserzione, quindi non mi piace una cosa del genere. Quindi, per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti.